ma solo cibo aspro versus piccante con i nostri amici! A me spero che non mi capiti il piccante perché non mi ispira proprio. Mi terrorizzano le cose piccanti! Insomma, la lingua che pizzica! No, no, non ne voglio sapere! Anzi, andiamo sulle cose più aspre! Sicuramente sono meglio! Infatti vorrei tanto assaggiare questo! Poi vi dirò com'è, speriamo di assaggiarlo! Io voglio sicuramente le strisce frizzanti! Sembrano buonissime! Io spero che mi capiti tutto, tranne il tabasco! Questo no! Sì, finalmente! Questa sfida la vincerò io, amicetti! Perché adoro il piccante! Da piccolo ero il re dei peperoncini! Oh, che buono! Buonissimi! Sì! Ovviamente, prima di sapere chi mangerà che cosa, beh, dobbiamo fare una piccola challenge! Chi la perderà? Beh, non avrà il diritto di scelta! Formiamo le coppie! Peschiamo! Giada, sarai la prima a pescare! Ok, metti la manina! Verde! Chissà con chi capiterai! E le tocca a te! Maschio! E metti la mano! Ok, chissà cosa capiterà! Ok, rifido di questa! Ok! Rosso! Ok, Ricky! Chissà con chi sarei accoppiato! Ma vedi di metterti bene la benda! Mi piace! Cioè, non è che... Non è che siamo tutti ciechi qua, Vabbè, dai! Pesta. Ecco, a posto. Posso? Sì, sono con Ele, che bello, che bello. La prima challenge è il tiro alla fune. Hanno fame. Loro sono fortunati, hanno Ricky, è più forte. Sì. Beh, mica tanto. Fai sentire. Tutto muscoli e schiena, ragazzi. Tutta felpa, ragazzi, che c'è felpa. Ok, non c'è nessuno. Adesso andrò in bagno e faccio una bella telefonata. Adesso vediamo chi vince questa challenge. Ok. Ok. Sì, ciao, benvenuto papà. Sì, sono Giada. Stai tornando dal lavoro? Sì, perfetto. Ti devo dire una cosa. Vinceremo! No, è vero, Giada! Siamo le più forti! È vero, ma siamo tanto forti, Giada! Mamma, fidati! Mi devo fidare? Sì! Ma come? Ti sono cresciuti i muscoli? No! Guarda, impara! Ah, ok! Amicetti, fidiamoci! Dai, provate a sfidarci, avete il coraggio! Voglio vincere, ma io vado in palestra da un sacco di anni! Ricky! Ricky ha la felpa grossa. E i muscoli, sì, non hanno speranze contro di noi. Vada, gira. Dai, guarda, tiro. Tira, Giada. Ricky, forza. Non metti la pietra, ma cazzo. Ma dove è finito, papà? Oh, papà, siamo la forti. È troppo difficile, se non perderemo. Aspetta, aspetta, piede. Siamo qui dentro insieme. Nella cacca. Che romanticheria. Dammi un bacino. Siccome abbiamo vinto io e Giada, beh, io sceglierò per Riccardo quello che dovrò mangiare come prova. E ho deciso di scegliere il piccante. Allora, guardate qua quante cose. Io scelgo. Quindi cabe in tre peperoncini. Quindi farà super piccante. Ecco qua. Sì, che bello. Questo volevo. Adesso contento, poi vedremo. Ora tocca a me. Sceglierò qualcosa di aspro per Ele. Queste caramelle. Grazie. Aspre. Credo, spero che siano mangiabili. Benvenuti alle vostre postazioni. La postazione aspra e la postazione piccante. Grazie. Come vedete davanti a voi avete due pulsanti e anche due bicchieri, uno contenente il latte e uno dell'acqua. Bene.
bene, se schiaccerete questi pulsanti vorrà dire che siete allo stremo della fatica nel mangiare e potrete bere. Mi raccomando, buona fortuna! Ci no, servirò! No, a me no! Oh, non vedo l'ora! Ah, che buone queste caramelle! Mi sa che le ho anche già provate, quindi sarà una passeggiata per me! Ah, sì, anche io queste Pringles le ho mangiate migliaia di volte! Sarà facilissimo! Che buone! Buonissime! Non si sente neanche il piccante, guarda! Io mi sono... acidissime! Poi sono gommose, non riesco nemmeno a... masticare. Io vorrei dire tante cose, ma non mi vengono le parole. Vorrei un po' d'acqua. Vabbè, ce la farò. Ne mangerò un'altra, sono forte. Cosa faccio, premo? No, no, devi resistere alle tentazioni. Sì. Allora com'è andata? È stato difficilissimo. No, per me è stato facile. Bene, allora non avrete paura di iniziare la challenge per corso di coppia senza far cadere la palla. Ok. Dai Ricky, questa volta ce la facciamo. Sì, per forza. Mi raccomando. Siamo pronti? Coordinazione, sì. Sì, abbiamo vinto. Sì. Ok Giada, ce la possiamo fare. Primo ostacolo, un piede andato. L'altro è andato. Ce l'abbiamo fatta, Giada. Abbiamo fatto. Finalmente posso vendicarmi. Darti qualcosa di aspro come tu hai dato a me. Quindi io scelgo questo con ben tre gusti che tu dovrai assaggiare tutti e tre, capito Giada? Sei pronta? Sì. Finalmente posso vendicarmi anch'io. Vediamo qualcosa di molto piccante. No, non molto. Le darò questi buonissimi noodles. Che schifo, i noodles non li ho mai assaggiati neanche normali, figuriamoci piccanti. C'è sempre una prima volta. Ok ragazzi, i noodles sono da preparare con 300 ml di acqua calda che verseremo adesso. E poi c'è questo da mettere dentro che è la parte piccante. Oh no. Aspettiamo 5 minuti e si mangia. Buon appetito. Spero che non sia troppo aspro. Partirò dal colore fucsia. Credo che siano quasi pronti. Che schifo. Intanto guardateli. Ma voi li mangereste? Sembra una poltiglia. Allora io inizio ad assaggiare. Giada, scusa, non è che vuoi fare cambio col mio? Visto che il tuo è buono. Tocca quasi me. Si sta gonfiando la pasta. Aspetto ancora un minutino. Ora assaggiamo il verde. Meno aspro di prima. Ok, tocca a me. E sapete che faccio? Mi avvicino il pulsante al piatto. Allora, 3, 2, 1. Beh, allora... non so bene come definirlo, ma è veramente tanto piccante. Io direi che la prova è passata, no? No! Devi mangiarne almeno altri due. Sì, altri due! Quattro, cinque. Non si imbroglia in questo gioco. Eh sì. No, brucia, brucia, brucia! No, brucia, brucia, brucia! No, notte, notte! Mi spiace, mamma Nadia, ma hai ceduto alle tentazioni. Non sei forte come pensavo. Non come noi. Cosa facciamo? Mamma! Mamma, cosa dobbiamo fare adesso? Mi brucia ancora la lingua. Allora, annunciamo la prossima challenge di coppia. E dovremo disegnare una cosa piccante versus aspra. Io aspra. Peccato che non useremo le nostre mani. I nostri piedi? Cosa useremo? No, le mani dell'altro. Ok, gli ambasciatori di ogni squadra sceglieranno quale disegno dovranno fare. Praticamente pescando il rosso peperoncino, pescando il verde. Sì, sì, non spiegarci cose. Ok. Sei il peperoncino. Guarda, io ti disegneremo un limone e voi disegnerete un bel peperoncino. Non un pomodoro. Molto bene amicetti, ora inizieremo il gioco.
Quindi, se l'avete capito, io non vedrò niente di quello che farò. Dovrò disegnare un limone con Giada. Sarà un disastro! Voi? Vabbè, vinceremo, forse, non lo so, vabbè, abbiamo già vinto quella di prima. Fa niente. Da come iniziamo? Prendi i pennarelli, Ele. Ok, ok. Adesso facciamo il limone. No, vi prende la testa, mamma. Ah, ok, basta. Adesso iniziamo. Inizia a prendere i pennarelli. Sì, ok, quello. Allora, a destra. Inizia a disegnare tipo... Ok, basta! No! Ora cambiamo pennarello e usa il verde. No? Questo, ok. Disegna, non lì, più in alto, in alto, in alto. Ok, qua. Non proprio lì, però. Beh, quello, l'altro no, l'altro ancora. Ok, ci siamo. Bene, lo apriamo. Perfetto, la punta è quella giusta. Dai, disegniamo un bel peperoncino, bello grande. Sì, ok, adesso cambia colore, dobbiamo fare le spumature, cambiamo colore. Fai un po' di... Ok, ok, abbiamo fatto della sabbia? Sì, ah sì, mi piace questa specie di peperoncino. Non è molto chiuso la linea, però lì ci mettiamo il gampo, va bene. Cosa sta succedendo? Sul foglio, dobbiamo disegnare sul foglio. Mano, disegna sul foglio. Un po' più su. Ok, da là parti e vai verso l'alto. Un pochino più in alto, un po' più lungo deve essere il gambo. Bellissimo, perfetto. Adesso, no. Prendiamo l'arancione salmone. Ok, no, ferma. Destra. Ok, da qua. Parti da qua e vai giù. Giù e destra. Giù e un po' più destra. Ok. Tutto qua. Ok, più giù. Sinistra. Sì, là. Un po' più sinistra. Anzi, destra. Giù, su. No, giù, sinistra. Destra. No. Beh, direi che abbiamo praticamente finito. Abbiamo fatto anche un cuoricino. Facciamo un bel praticello. Quindi usa il verde che è a sinistra. E fai un bel prato. Sì, va bene qua. Sai che vi dico, anche noi aggiungeremo delle cose. Adesso facciamo un bel sole. Cambia pennarello. E in foglio. No, non mi prude. Ah no, sinistra, più in alto. Ok. Sì, ok, adesso scrivi Giada. Perfetto, finito adesso. Eccoci qua con le nostre opere finite. Giada, siamo stati bravissime. Anche noi, guardate qua. Voilà. Ma ora chi vota? Papà! Mi avete chiamato? Sì. Sì, devi votare i disegni. Quale è venuto meglio? Vediamo. Partiamo da Ele e Riccardo. Belle le sfumature. Poi abbiamo il prato. Sul prato? Si poteva fare secondo me meglio. Oltretutto avete preso un cuore. Ele, non so. Giada e mamma? C'è anche la firma. Tanta cosa. Il prato molto bello e ben fatto, brave. Il limone carino. Le foglie fatte molto bene però. Il cuore nel posto giusto, il sole in alto. Dai papà, non credi che io e la mamma siamo state bravissime? Fai gli occhi dolci anche. Non è giusto così. Ok, vado. Papà! Ciao. Mi sa che vincono Giada e mamma. Bravissime. Sì. Ricky, lo sapevo, i giochi dolci fanno schifo. Ma a te piacciono sempre? No, non più. Abbiamo perso tutto nella vita. Perfetto, Giada, abbiamo vinto anche questa volta. Siamo state super brave. Dammi 5. E ora io questa volta sceglierò qualcosa di piccante per Ele. Dunque, che cosa scelgo? Sono sicura che queste saranno super piccanti. Quindi Ele, questo è il tuo piatto. Grazie. Buon appetito. Allora io devo...
devo scegliere qualcosa di aspro per Ricky. Oh, ma come aspro? Odio l'aspro io. Ok, scelgo queste palline. Ma cosa sono? Non potevi darmi le patatine bullate? No, scelgo io. Va bene. Vai. Mangerò le shock balls. Sicuramente vinceremo, non sarà così terribile questo piccante e questo acido che hai tu. No, invece è super terribile. Ma che è sta roba? Ele, per caso vuoi fare cambio? Assolutamente no, preferisco queste patatine che sembrano molto piccanti ma non schifose come quelle. Scongiuro, ti compro tutti i trucchi che vuoi. Ricky, insieme, sei pronto? Va Forte bene. Forte coraggio. 3, 2, 1. Non è molto aspro. Nemmeno così piccante, devo dire. No, neanche la mia è molto aspra. Potrei mangiarne anche 100. Consistenza un po' strana, devo dire. Ok, forse mi sbagliavo prima. Piccante. Quel latte. No. Bene, mi spiace, io non ce la faccio. No, Ricky. Mi spiace. No. Vabbè, a questo punto bevo anch'io. Abbiamo perso, però abbiamo vinto in amore perché ci siamo trovati, siamo la coppia più bella di YouTube. Tutto bene ragazzi? Annunceremo la challenge tutti contro tutti. Scegli la tua bevanda e stai attento a non beccare aspro o piccante. Allora, come vedete, ci sono delle cannucce giganti e sotto ci sono delle bevande, alcune buone e altre meno. Oh no! Dunque Giada, parti tu, quindi cosa scegli? Questa. Cos'è? Dici, tipo una green tea, tipo... Ah, hai trovato il green tea, sei stata fortunata. Ok, vuoi estrarre la cannuccia e andare. Vai Ricky. Vado. Ok. Vado. Chissà cosa sarà. E cos'era? Sembra latte di mucca. Mucca vaccina. Ok, sei stato fortunato anche sì, tu. Prendi la tua cannuccia e vai. Vado via, volo. Io ho paura. Ma prego, io sto percependo. Quale scegli? Che questa potrebbe essere buona. Quella verde? Quella verde, sì. Ok. No, è buona. Che cos'è? Una bevanda energizzante tipo Red Bull. Molto buona, devo dire. Mi è andata bene. Quindi sono rimasta sola con voi, care cannucce. Hanno due. Quale scelgo? Amicetti, ditemelo voi nei commenti. Oppure mettete un like per sostenere questa povera mamma Nadia. Sceglierò questa. O forse questa. O questa. Però questa. Ok. Porto via la mia cannuccia e ci sarà un altro turno. Oh no. Ok, io direi che questa volta la prima emissione puoi essere tu, cara Ele. Dai, lo più possibile. Dai. E... No. Com'è? Buono. No. Che fortuna, ragazzi. Giada, vuoi essere tu la seconda? Ok. Sì. Allora, vediamo. Era succo di limone. Sì. C'è voluto il rumore. No, piccolino. Mi dispiace tanto. Dovrei mangiare qualcosa di aspro. Puoi andare. Tocca a me. Allora, senti, Riccardo. Secondo me questa. Se tu sei capitato a destra e io a sinistra, un motivo ci sarà. È il destino, quindi, dici. Andiamo. Io berrò questa e tu quella. E tre. 2, 1, vai! La mia è acqua naturale! E quindi? La mia è salsa messicana, tipo! Ha vinto! Bene, Ele, ora noi abbiamo l'arduo compito di scegliere che cosa mangeranno. Giada, penso proprio che ti darò uno di questi due dottori pieni di acqua aspra. Buon appetito. Comunque Ricky, tu evita quel piccante. Meno male. E
deciso. Cos'è? Che ti darò delle caramelle. Ci sono vari gusti, guardate che schifo. Alla postazione. Allora adesso dovrò assaggiare questo maestro pazzo. Credo che sia uno spray. Ricky, sei pronto con le tue caramelle? Beh sì, io non le ho mai mangiate, ho un po' paura. Sa di fragola. Vabbè, io assaggerò il blueberry, che sarebbe mirtillo, penso. Proviamo, spero sia anche piccante, sennò non ha senso. Ok, mi do un'altra spruzzata perché a me questo sapore mi piace un sacco. Mmm, che buono. Vabbè, provo questa rossa piccante, che è ciliegia aspra. Ma io dovevo fare il piccante, non l'aspro. Attento. Devo dire che queste caramelle sono tutto fuorché che piccanti. A me mi è piaciuto questo spray. È primo, stop. Buon per te. Vabbè, passiamo alla prossima challenge. Siamo all'ultima challenge, finalmente. In queste scatole scopriremo se potremo mangiare o qualcosa di aspro o qualcosa di piccante. E nessuno, e dico nessuno, dovrà fare smorfie. Siete pronti? Ok, allora peschiamo. Io avevo già pescato il verde. Tocca a voi. Molto bene, apriamo le scatole e io aspro. Io piccante ancora. Io aspro. Allora Giada, scegliamo qualcosa per noi. Tu scegli quello, ok. E allora io sceglierò le patatine al lime. Ricky, tocca a te. Queste le frizzi frizzi. Le frizzi pazzi. Frizzi pazzi. E le... Tocca a te. Beh, penso che andrò con altre patatine, sperando che non mi mandino fuoco la gola di nuovo. Ottima scelta. Ok. Resisterò, resisterò. Sarò impassibile. Io sono sicura che saranno anche buonissime. Però sono acide. A me queste caramelle sembrano molto buone. Questa prova l'abbiamo passata e ho perso Giada. Passiamo alla prossima scatola. Questa blu. Io questa bene. Verde. E io questa gialla. Rossa. Blu. Ok. Oh. Ma stiamo scherzando. Sì. No. Ok, Ele, vuoi scegliere prima? Ah, sì, sì, io prendo queste qua che sembrano meno peggio. Io direi che assaggerò queste. Oh, Valerio. Oh no, il peperoncino peggiore del mondo. Ma tutto ciò non è niente in confronto a quello che assaggerò io. Ma sei pazzo? Sono impazzito. Io sono coraggioso, lo farò per te, Ele. Vorrà dire che vinceremo noi, Ele. Rimarrò impassibile. Ti conquisterò con la mia piccantezza. Vado. Buono. Piccante. Bagno, bagno. Beh, direi che abbiamo già vinto, Ele. Che buono. Che buoni che sono. Tocca a me e a te. E questa sfida la voglio vincere io. Aspetta a parlare. Sì, sì, certo. Aspetterò anche a parlare. Ma vincerò io. Pallina, pallina. Ce la giochiamo ad armi pari allora? Sì. Secondo me vincerà Ele. No, secondo me la mamma. Anche mia figlia ti fa contro. Perché sa che vincerò io. Mostrerò che vincerò io. Quindi io scelgo questo. Io scelgo quello che aveva preso prima Giada. Perché riuscirò a resistere. Che coraggiosa. Va bene. Cos'è questa roba? Sembra un deodorante. Un deodorante, me lo metto qua. No, scherzo.
Vediamo, vediamo quanto resisti. Il mio è delizioso. No, questo qua mi sciccano troppo. No, non ce la faccio. Ho perso. Mi sa proprio, Vincetti, che mamma Nadia ha vinto. Al prossimo video. Che buono questo. Mangiamo solo cibo del colore del proprio pigiama. Yeah! Ma quale pigiama? Ma ovviamente il vostro pigiama sarà del colore del pupazzo che andrete a prendere. Io ve lo lancerò da ben dati. Siete pronti? Ok, lancia pure la pigiama. Vai, vai, lancia pure, prendo io. Sì, non è ancora partito, state calmi. 1, 2, 3, go! L'ho preso. L'ho preso io. Sì, il giallo. E adesso tocca al secondo pupazzo. 1, 2, 3, pronti? Sì, l'ho preso io. No. Oh, che bello, il blu, il mio preferito, cavolo. Molto bene, mancano il verde e il rosa. E li lancerò insieme, siete pronti? 3, 2, 1. Preso! Hai vinto il rosa! Ricky, tu sei rimasto senza colore. No! Lo sapevo, il solito. Ok, e tu sarai il verde! Siete tutti pronti? Sì! Che belli questi pigiama! Quindi adesso si mangia? Non così in fretta, ragazzi, perché per mangiare dovrete assolutamente passare una challenge. E un po' tutto. Mi sento un po' invidiosa dei vostri pigiami, sapete che vi dico? Che pure io voglio il pigiama! E eccomi qua! Anch'io con il mio pigiamino! Mando le ciance! Ora dobbiamo iniziare con la nostra challenge! Ecco a voi la vostra prima challenge! All'interno delle palline del vostro colore verrà nascosta una caramella del vostro colore. Insomma, chi la trova per primo vince. 2, 1. È più difficile di quanto pensassi. Volevo vincere. Questa volta non mi faccio battere. Ma io vinco sempre, figurati, è impossibile che perdo. Sono fortissimo, adesso la trovo. La trovo, la trovo, la trovo, trovata! Anch'io, sì! Finalmente l'ho trovata anch'io, però per terza, vabbè. Ah, adesso l'ho trovata, adesso l'ho trovata! Trovata! Ho vinto io, vero? Finalmente si mangia! Che fame! Questi sono i primi premi. La prima classificata è Giada. Sei contenta? Sì. Ok, secondo premio, Gian. Questo è per te. Wow, oddio, le mie preferite. Mamma mia, il trinchetto. Ma a noi esce niente? Mi sa di no, io avevo tanta fame. Ma come? Non vi preoccupate, ragazzi, anche per voi c'è un premio, piccolo ma c'è. Ecco qua, questo è per te. Grazie, vabbè, meglio di niente. Ecco qua, Ricky, questo è per te. Grazie, è un po' piccolino. Gian Gian, non è che mi daresti qualcosa? Ma certo che no. Grazie, come no? No. Sei cattivo, io mi mangio il piatto. Siamo arrivati al momento della seconda challenge. Avete mangiato abbastanza? Sì, noi siamo pienissimi. Però io voglio altro cibo. Noi stiamo morendo di fame. Sì, tantissima fame. Sì. Ok, ok. Sei cattivo. Sempre i soliti. La fame porta anche a questo. Dipingi il cibo del tuo colore e vinci! Ma come dipingere? Dipingere? Sì, io sono bravissima! No, io sono il più bravo del mondo! Speriamo bene! Perfetto, ragazzi, le postazioni ci sono! I pulsanti sono funzionanti? Sì! Decisamente benissimo! Ognuno di voi è stato dotato di pennelli. Ma pennelli?
e di colori. Ma bello! Sono là al centro, non entrare in panico. E dovrete disegnare un cibo del vostro colore, mi raccomando. Il primo a finire potrà schiacciare il suo pulsante. Io sono un nato artista, ce la farò sicuramente. Questo sembra pesto, fammi assaggiare. No, non è pesto. Vabbè, cominciamo. Io farò una bellissima ciliegia. Io non uso le tempere, ma uso i miei super colori. Io sono veramente impedito, ragazzi, non so disegnare, quindi ho un'idea anche oggi. Guardate qua. La copierò e verrà perfetta. Sicuramente vincerò. Allora, ragazzi, adesso vi insegno la tecnica futurista del non fare sfumature né chiaroscure né niente. Proprio spennellate un po' così a caso per dare l'impressione che sia un cetriolo, una natura morta, esatto, così è perfetto. Il mio disegno sarà sicuramente il numero uno. Vincerò io. Ok, perfetto. Io non ho niente da dire. Ok, amicetti, adesso lo metto io così, sembra che non ho copiato niente. Perfetto, finito. Ho già finito. Vabbè, a questo punto lo schiaccio anch'io. Cioè, io ho fatto anche un tampone nel frattempo, però penso di aver finito anch'io. Dai, sì, è perfetto. Oh no, probabilmente avrò perso, però devo fare l'ultimo tocco. Il tempo è scaduto, ragazzi! Qualcuno ha premuto il pulsante! Andiamo a vedere i capolavori! Gian, sei stato tu il primo a premere il pulsante! Vediamo il tuo capolavoro! Lo so, sono molto bravo! Wow! Ragazzi! Dategli un voto anche voi e mettete un like perché il suo disegno è bellissimo! Complimenti! Grazie, lo apprezzo molto! Passiamo al secondo classificato! Ele ha suonato per seconda, andiamo a vedere il suo capolavoro! Eccoci qua da Ele! Ecco il mio capolavoro! Vediamo. Beh, sì, è carino! Devo dire che vi siete impegnati molto in questo lavoro! Brava! Grazie! Ok, ora passiamo a Riccardo! Vogliamo far vedere il tuo capolavoro? Ammirate! Bello! Cucumber! Cucumber, ok! Bello! Manca quello di Giada, andiamo a vederlo. Siamo arrivati al capolavoro finale, Giada. Hai premuto per ultima, ma è davvero bello il tuo limone. Complimenti. Brava. Grazie. Che ne pensate voi, amicetti? Votate anche voi da casa e diteci quale disegno vi è piaciuto di più. E ora sarò io a dover decretare il vero vincitore. E secondo me il vincitore è... Giada! Bravissimo! Ah, che bello! Ho vinto di nuovo! Noi moriremo di fame! Ho famissima! Ele, comunque, da quando Giallo sa disegnare così bene? Beh, da mai! In effetti non sa disegnare! Ci ha imbrogliato! Gliela faccio vedere io, non ti preoccupare! Ecco qua il premio di Gian! Beh, non puoi ancora scoprirlo. Come no? Aspettare un attimo. Io avevo fame. Adesso gli dirò a Gian di girarsi e io gli nasconderò i maglietti nel suo piatto. Gian, guarda cosa c'è lì, una scimmia dietro. Come una scimmia? Io scimmie non ne ho viste. Giada, mi sa che vedi un po' male, non lo so, eh. Mi sono sbagliata. Vabbè, non mi interessa, io ho solamente fame. Quando è che posso aprire? Fra 3, 2, 1, ora! Ah, finalmente. Mirtilli, more. Buonissime. Ma... un ragno, ma che schifo, ma... ma sono pure tanti. Ma che schifo. Ma ragni, ho paura dei ragni. Giada, grande. Ok, stop con scherzetti e imbrogli, per favore. È arrivato il momento della prossima challenge. La challenge con il palloncino. Ecco a voi la challenge del palloncino. Praticamente dovrete stare in piedi all'interno delle vostre piscine senza far cadere nessuna pallina fuori e soprattutto lanciandovi questo palloncino che non dovrà mai toccare terra. Se toccherà terra, ragazzi, chi perderà dovrà fare il
cameriere a tutti gli altri. Il cameriere. No. Stiamo attenti. Mi raccomando, se cade il palloncino, hai perso. Ok, va bene. Se esce una pallina, hai perso. Se imbrogliateli dietro, avete perso. Quindi 3, 2, 1. Adesso faccio un bello scherzo a qualcuno. Ricky, prendi! Cos'è stato? Cos'è stato? Ragazzi, penso di aver perso, ma non sono sicura, fammeli contare. Ricky ha perso questo challenge, di conseguenza dovrà pagare pegno e sarà il vostro cameriere! Che bello, abbiamo anche un cameriere! Ho una fame io! Cameriere! Arrivo! Oh, ma qua c'è il giallo, c'è il rosso, c'è il blu, e dov'è il verde? Io ho tanta fame, non posso mangiare niente! Cameriere qua! Qua, arrivo, allora! Lampioni, il coso, banana, sì, ok! Hai sbagliato i colori! Sì, dico, dove vado? Vado via! Questo non è mio! Neanche non è mio! Oh, grazie! Oh, grazie! Ah, finalmente! Ma io ho fame, quando è che posso mangiare? Non ti preoccupare, Ricky! Hai ancora speranza di mangiare qualcosa di buono, perché c'è l'ultima challenge! Dovrete pescare da qui un fogliettino che vi dirà quante palline del vostro colore avete a disposizione per vincere! Le palline del nostro colore! Quale challenge? Cosa dobbiamo fare? Non lo so! Molto semplice, ragazzi, il secchio sarà posizionato qui e voi dovrete centrarlo con il numero di palline corrispondenti che andrete a pescare qui dentro. Chi avrà a disposizione più palline avrà più chance di vincere, e ovviamente se invece pescherete il bigliettino sfortunato mi dispiace per voi. Ok, la prima a pescare sarà Giada. Speriamo bene. Sì. Tocca a te, Ele. Dio, speriamo bene. Ok, non devi guardarlo subito. Gian, sei pronto? Prontissimo. Forse non è proprio pronto. Lo puoi trovare, forza Gian. Ho visto. Sono tutti sotto, dai, forza. Ok. Ok, bigliettino preso. Ricky, tocca a te, manca solo un bigliettino. Io sono il migliore, adesso lo pescherò. Guarda. Spero per te. Non esce c'è più. Chi sarà fortunato e chi sarà sfortunato. L'ho trovato. Perfetto. No, vabbè. 20! Che fortuna. No. Io invece ho fatto 6. No. Speriamo. Ah, 15. Già davanti il 5. Io ho fatto E. Perché ho fatto E? Cosa vuol dire? Non è una E. Ah, un 3. È pochissimo. Bene, Giada, tu sei stata sicuramente la più fortunata, e quindi sarai anche la prima a cominciare. Sì. Con 20 palline arancioni. Ecco qua le mie 20 palline. Iniziamo. Vincerò io sicuramente, l'unico che mi può battere però è Gian. Spero che non mi batte. Beh, ne ho solo 6, ma posso farcela. Le ho finite. Ne ho 15, posso battere Giada. Ok. Sento aria di vittoria. Sicuramente ho vinto, ragazzi, come sempre. Ma io non sono 3. Però è un bel triangolo equilatero. Vabbè. Ok, le metterò dentro tutte e 3 perlomeno, dai. Una. Ok, e ne rimangono 2. Adesso le farò tutte perché sono bravissimo. Bimba.
finito la challenge e ora è il momento di contare le palline. Direi che queste due sono fin troppo facili da contare, quindi Riccardo, mi spiace, hai perso! Poi contiamo le rosa. Una, due, tre, quattro, cinque per Ele. Contiamo le arancioni. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ben nove! Wow, dobbiamo ancora contare le blu. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dodici! Direi che il vincitore è Gian! E siamo arrivati al momento della premiazione, caro Gian! Ecco qua il tuo premio! Cibo pazzo blu! Cibo no? Non so cibo. Cosa da mangiare. È finita la roba da mangiare, avete già mangiato tutto! Non sei contento? Bravissimo! Era già mio? Sì, puoi andare, puoi andare. La challenge finisce qui, amici. Mettete un like, iscrivetevi al canale e un super bacione. Ora preparo una bella lasagna. Anche perché a me è venuta veramente fame. Mica questa roba qua che ho dato a loro da mangiare. Lasagna! Ce la prima volta! Lasagna! Lasagna! La voglio anche io, la voglio! Disastro in tenda. Ci risiamo. Giada ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo aver fatto un acquisto di nascosto, ha obbligato mamma Nadia a dormire in tenda, nel loro giardino. Ma secondo voi, poteva finire bene? Avete visto Salve Giorgia? Hanno dormito in tenda! Anch'io ci voglio dormire, però devo convincere la mamma. Che idea posso avere per convincerla? Idea! Amicetti, sapete cosa faccio? Ordino una tenda su Amazon. Ok. No, questa no. Questa no. Questa è perfetta, uguale a quella di Salve Giorgia. La prendo. E anche la lampada uguale alla loro. Così almeno. Questa. Perfetto, questa la prendo. Presa. L'ho prese, tutte e due arrivano tra un'ora insieme. Ok, vi aspetto. Ah, che meraviglia! Amicetti, ho appena finito di ascoltare la nostra nuovissima canzone Sima sei calmo. E voi l'avete ascoltata in questi giorni? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti perché siamo super curiose. E soprattutto, avete imparato la coreografia? Mi raccomando, se avete imparato la coreografia, filmatevi, ballatela e mandatecela e su Instagram verrete ritaggati. Io volevo fare il bagno ma ho mangiato e restare in acqua fino a quando mi... Ma hanno suonato, Giada? Ma chi sarà? Vado io. Ok, è arrivata. Oddio, mamma! Non era nessuna, hanno sbagliato casa. La porto su in camera mia. È pesantissimo. Per fortuna che la mamma è andata in bagno. Ah, ok, Giada, va bene. Quindi non era nessuno? Non è che mi risponde. Vabbè, torno a cantare la nostra canzone. Devo assolutamente convincere la mamma. Vado lì. Oddio, mi stavi facendo volare il telefono. Ho visto un video di Salve Giorgia che andavano in tenda. Possiamo farlo anche noi? Fare una notte in tenda? Allora, dunque, una notte in tenda. Ti dico la verità, io lo farei anche, eh? Però non abbiamo né la tenda né niente, non siamo organizzati. Magari lo faremo, amore. Non mamma! Fare. Io... ce l'ho una tenda molto grande di 3 persone. Come fai ad avere una tenda? Se io non ho una tenda, tu non puoi avere una tenda. Te lo dico. 7 anni. Te l'ho comprata sul tuo computer. Cosa? Adesso non ti puoi più inventare scuse, dai, andiamo. Il blocco,
al computer, al telefono. Amicetti, ricordatemi di mettere il blocco. Va bene, quindi vediamo questa tenda, ma io non sono capace di montarla. Ma non lo puoi chiedere a tuo papà? Con 2 secondi ho visto Salvo che l'ha lanciata e mi sa che la devi lanciare e si apre. Va bene, andiamo a lanciare questa tenda. Andiamo, è in camera mia, la vado a prendere. Ok. Ho preso anche una lucina. Ecco le cose. Tieni. È pesantissima. Perché? Vado a prendere tutto il necessario. Esatto, tu vai a prendere il necessario e io vado a prendere quello che serve a me per passare un'intera notte. Ma devo prendermi anche da mangiare e da bere. Vabbè, quello ci penserà la mamma. Ok, siamo pronti? Sì, siamo pronti. Vabbè, dai. Vabbè, andiamo, andiamo, andiamo. Oh, ma dove state andando? Glielo dici tu? Stiamo andando a fare un campeggio in tenda qua fuori il giardino. Aiuta. No, sì. Ne andiamo. Ok, quindi noi andiamo a fare una notte intera fuori. Se non ci senti, se non ci senti, per domani mattina presto, per favore vieni a vedere se siamo vive. Ah, ma dovete dormire fuori, ma siete sicure? È pieno di insetti, di ragni, di vermiciattoli dovunque. Io vi consiglio di stare qua a casa, belle stese nel letto, tranquilla. Giada, che dici? State qui belle tranquille, beate, invece la mamma così almeno non impazzisce. Ok? Ah sì! Pensi che non sopravvivremo? Allora se lo dico io va bene, ma se lo dici tu no! E vedrai, rimarremo 3 notti in tenda! Sì, mamma, rimarremo 3 notti! Vedrete che non resisteranno neanche un'ora, guarda. Una marea di risate mi farò domani mattina. Ma adesso io me ne vado a dormire. E buonanotte a tutti. Mettete un like per l'incoraggiamento e speriamo di sopravvivere. Amicetti, come dicono che non sono un esperto di campeggio, ma io l'ho capita questa tenda. C'è scritto che in 2 secondi si monta. Giada mi ha detto che Salvo l'ha solo lanciata. Quindi volete vedere com'è facile montare la tenda? Sei pronta, Giada? No! 1, 2, Ma io dicevo, apri la confezione, quella non è la tenda. Sì, però l'esperta qui ero io. Fino a prova contraria. Devi aprirla così. Allora, però se le istruzioni non sono chiare, non è mica colpa mia, eh! Ma che? Ecco! Adesso la devi lanciare! Allora, adesso la lancio con questa chiusa qui! No! Ok, infatti mi pareva strano. Allora, si apre qui, si fa con... Oh mamma, ok! Ce l'ho quasi fatta, qui probabilmente si deve slacciare. Sì! E qua, sei pronta? Voilà! Aspetta. E qua, voilà! E noi così dovremmo. Voilà! Ah, c'era questo. Vabbè, ma questo già i 2 secondi li abbiamo superati di gran lunga, ragazzi, io ve lo dico. Non è che erano proprio 2 secondi, ed ora è... Mamma, più o meno. Mamma, mettila bene. Guarda qua, guarda dentro. Qual quadra che non cosa qui, Però sono sicura che se la fissiamo al pavimento uscirà un capolavoro. Ma è grandissimo! Io intanto mi posi. Vai, buttati dentro. Ah, dobbiamo mettere giù la, come si chiama, il lenzuolo, perché sennò qui è duro. E dammelo! Abbiamo portato una coperta pesante per fare il materasso. Che bello! Aspetta. Io mi sono dimenticata il mio cuscino. Posso condividerlo con te? No, se lo vuoi prendere. Vabbè, io intanto sistemo la tenda, la fisso, sennò il vento ci porta via. Ok. E io metto il lenzuolo. Oh, c'è caldissimo. Dove è il lenzuolo, mamma?
Lo cerchiamo. Ok, ecco. Amicetti, ci vediamo tra poco. Perfetto, adesso svuoto lo zaino. Ok, ok, si apre di qua. Allora, il mio piccolino Tommaso lo mettiamo qui, vicino alle altre. Poi gli diamo le altre cose. I miei due pupazzi li mettiamo lì. Ok. E il mio pigiamino. Poi non ho più messo niente. Mamma, vieni! Ok. Va bene, Giada. Ok, qui è tutto pronto. Posso entrare in tenda? E... ta-da! Ma io non ci starò mai, scusami! Ma quale sarebbe il mio posto per dormire? Tu dormivi dentro la tenda, non fuori. Non fare troppo la spiritosa. Vabbè, li mettiamo in un angolino. Oh, meno male. Perfetto, amicetti. Io mi devo mettere in pigiama. Ok, sì, adesso chiudiamo un secondo. Siamo in tenda. Fa un caldo incredibile. Siamo proprio sicuri. Qui si sono le zanzare, ne ho visto già volare una. Comunque siamo proprio sicuri di voler rimanere qui tutta quanta la notte. Certo, eppure non serve a niente questo. Perché? Ci ho portato, guarda, guardate cosa ho portato io. Posso farglielo vedere? Sì, ma vabbè, te lo dico dopo. Allora, ho una bella bottiglia da cosa. Un'altra bellissima bottiglia, questa è calda. Ed è la mia, perché la tua è freschissima. Non mi e poi ho portato da mangiare perché non abbiamo non ancora serve. Cenato. Come non serve, io ho fame. Io ho cucinato il maestro col tuo computer. Lo sapevo, amicetti. Devo mettere una password, una di quelle segretissime che nemmeno gli hacker possono scoprire. Dai. Cos'altro hai comprato? Che ho paura. Basta. Va bene. Forse compri un'altra tenda. Tu provaci. Domani password, la prima cosa da fare. Ora, se volete permetterci, ci chiudiamo un secondo e mettiamo i pigiamini. A dopo. Voilà. Ok, siamo in pigiama tutte e due. E adesso dobbiamo prepararci a dormire. Ma Giada, dovremmo continuare a stare qui? Sì, vabbè, chi se ne frega. Ma senti, ma non abbiamo ancora provato la nostra magnifica luce? Sì. È rossa? No, schiaccia l'alcol. Ah, che carina. Vediamo che ore sono. Oh, le senti i tuoni? Sì, ma non saranno niente, non saranno le grandine come oggi. Io te lo dico, poi fai come vuoi tu. Che ore sono? Io mi sa che me ne torno in casa tra un po'. Smettila! E la lascio qui da sola sotto la grandine. Il McDonald's arriverà per le 20.40, 20.55. E che ore sono? Sono le 20.22, quindi tra una decina di minuti, mezz'oretta massimo. Per ammazzare il tempo possiamo farti il salletico! Guerra di salletico! Sì! Pronti? Partenza! Guerra di... Aia! Quella è guerra di Vicenti, come sospettavamo, dobbiamo fare i bagagli, Giada! Dobbiamo rientrare! Sta iniziando con delle gocce enormi! Iniziando a piovere, ragazzi. Ok, dobbiamo portare anche dentro la tenda. Dai, Giada. Inizia a mettere. Metti tutto dentro. Allora, amicetti, qua è meglio rientrare. Oddio. Devo prendere il mio cuscino e scappare. Non ce la faccio, ragazzi. Sei incastrata. Tieni. Non ce la faccio a dirla. Io sono già sfatta, amicetti. Giada è lì. E la dai. Qui. Ok, adesso sistemiamo la tenda per benino. Niente, finiremo la nostra notte dove, Giada? A casa, però io dormo veramente. Dobbiamo dormire a casa in tenda, perché guardate fuori. Siete pronti? Amicetti, guardate qua. Cioè, grazie al cielo, non siamo rimasti fuori. Qui c'è veramente un uragano. Guardate l'acqua. No, vabbè, Giada. Ok, la tenda. Sì, va bene, amicetti. Ci vediamo a cena. Tra a poco. Cena. Ciao, ciao. Ciao. Amicetti, avete visto? Ma che casino fa? Avete sentito? Ok.
telefono. Questo qui lo devo proprio bloccare. Devo cambiare la password. Devo mettere, non lo so, qualche numero indecifrabile. Studierò su internet tutta la notte per mettere il blocco. Vuoi tornare a dormire, per piacere? Ma io non stavo dormendo, tu ti sei addormentata prima del Mac. Ah già, è vero, deve arrivare il Mac. Attendiamo. Che fame. Magari smette dopo un po', smetterà. Speriamo. E torniamo fuori? Amicetti, buonanotte. Io, no, ma che buonanotte, dobbiamo mangiare il Mac. Sì, aspettiamo, aspettiamo. Mamma, giochiamo un po', mamma. Prendami quando arrivo. Mamma, giochiamo. Amicetti, la nostra gattina era fuori. Era fuori tutta bagnata fradicia, guardate la poverina. Mettiamola sul divano ad asciugarla un attimo. Oh, deve ancora arrivare il nostro McDonald's. Ma l'amicetta grattava la porta ed era bagnata fradicia. Pensavamo fosse in casa, cucciola. E te era fuori. La donna è tutta bagnata nel temporalone. Meno male che non ha grandinato forte, solo un pochino. Oh, piccolino, asciughiamo. Ecco, chiudiamoci tutto. Ma patatina, muori, tutta bagnata. Tutta bagnata. Ok, puoi andare. Mannaggia, ma si può questo temporale? E noi torniamo in tenda? Sì. Torniamo in tenda? Aspettiamo il nostro. È sano e salva? Sì. Aspettiamo il nostro Mac e speriamo che anche il nostro delivery sia sano e salvo, poverino. E cosa vi fa nella tenda? Ok, siamo con la gatta della tenda. Guardate, amicetti, che dolce. Allora entro anch'io. Ti ha rubato il posto. Infatti, io non ho mai il posto per dormire. Buonanotte, amicetti, rimani qui con noi. Stasera dorme con me, lei. Sì, l'amicetta dorme con noi in tenda. Amicetti, ci vediamo col McDonald's. E poi gli daremo la pappa con questo piccolino tutto bagnato. E ora sì, mangia. Questo è per te. Amicetti, scriveteci nei commenti. Abbiamo preso anche un toast che non si sa mai, magari moriamo di fame. Qual è il vostro panino preferito? Oppure cosa prendete di solito da Mac? Patatine, ovviamente, con un panino, con ketchup e basta. Bene Giada, io direi che la cena è servita. Sì, mangia! Giada ha praticamente già... Mi ritrovo il panino sgagnato da Giada. Ma allora? Ma io non lo so. Il mio panino già masticato da un topolino. Bene amicetti, direi che mangiato abbiamo mangiato. E ora si è fatto un po' tardino. E io andrei a nanna. Tu che dici? Quindi vi salutiamo e ci vediamo domattina. Buonanotte. Chiudi bene, chiudi bene, prima che entra qualcosa. Ma quelli lì sono ancora fuori con questo tempo qua. Ma la tenda è qua. Ma dove sono andate? Ehi, ci siete? C'è qualcuno? Siete vive? Non risponde nessuno, non risponde. Ma che cos'è questa luce, Giada? Oh, mamma. Dai. Ah, no, no, questa luce. Ci vuoi far venire un infarto? Uno spavento voi, e io? Guarda che temporale che c'è fuori. Voi eravate fuori prima. Meno male che siete entrate, va. Ve l'avevo detto che non ve la cavavate. Lo sapevo io. Ci dà il caso che noi siamo più furbe. E appena abbiamo sentito grandine, pioggia, fumi, tuoni e l'aria, abbiamo portato tutto dentro e abbiamo fatto il campeggio in casa. Sì, è proprio così la vita da campeggio, il McDonald's. Io andavo avanti a scatoletta di fagioli, di tonno. Sì, sì, vabbè, l'importante è... Comunque, buonanotte. Non ci disturbare più, grazie. Brava, chiudi, chiudi. Buonanotte. Ciao, ciao. Oh, mettiti giù, che me eravamo comode. Oh, amicetti, buongiorno. Tipo le 8. Però incomincia a fare un po' caldino qua dentro. Dobbiamo accendere un po' di aria condizionata in casa. Meglio che non siamo rimaste fuori, perché fuori probabilmente faceva un caldo torrido. Giada sta ancora dormendo. Ehi Giada, amore,
sveglia? È mattina? Non so. Come sei stanca? Dobbiamo salutare gli amicetti perché la nostra avventura è finita. Sì, poi prepariamo la colazione e... Che ne dici di questa avventura in tenda? Ti è piaciuta? Beh, amicetti, a parte il temporale, a parte che abbiamo dovuto correre in casa con tutta la tenda e a parte tutto il resto, però il McDonald's niente male, direi che questa esperienza è stata super positiva, che dici? Quindi noi ve la consigliamo, dormite anche voi dentro una tenda insieme a mamma e papà, che così almeno se lo meritano, che sì, volevo dire. Mettete un like, questo video è finito, vi mandiamo un super bacione e al prossimo video! Iscrivetevi! Ciao! Mi raccomando, ascoltate ancora la nostra canzone! Aha, Giada!